L'altro giorno abbiamo fatto un convegno molto interessante sulla via Francigena, organizzato la regione insieme all'amministrazione provinciale, e da quel convegno è venuto fuori che la cultura può creare occupazione, cioè attorno alla Francigena si possono creare tante attività legate ai prodotti alimentari, legate alla valorizzazione delle manifestazioni tradizionali, legate alla fruizione dei parchi e delle riserve naturali, dei monumenti culturali, insomma. E allora, in quest'idea, la cultura e il turismo, dobbiamo rivalutare la manifestazione di Santa Rosa, soprattutto tutte le attività collegate al culto di Santa Rosa di Terni. E quindi la proposta di legge che voglio fare, legge legislatura, è la istituzione del Museo della Macchina di Santa Rosa. Questo è, diciamo, la proposta centrale. Un museo che viva con una legge regionale, e quindi la legge regionale non solo dà i finanziamenti per l'istituzione, ma poi permette anche ogni anno, istituisce un capitolo, cioè una legge regionale dà una garanzia anche per il futuro, perché con la legge si istituisce un capitolo di bilancio che viene rifinanziato tutti gli anni a seconda delle esigenze. Quindi facendo una legge noi creiamo un provvedimento che è solido anche per il futuro. E quindi il Museo della Macchina di Santa Rosa, e l'idea è quella di affidare attraverso un bando, magari a carattere anche internazionale, l'idea progettuale del Museo della Macchina di Santa Rosa, perché io la vedo proprio come un museo in cui possiamo ospitare le macchine, ma le macchine a grandezza naturale, anche dei vecchi modelli, quello che è rimasto, perché so che sono rimaste parte anche dei vecchi modelli, perché non si è gettato via niente. E allora, io faccio adesso una cosa, una trasgressione personale. Sono stato a Stoccolma, lì c'è il Vasa Museo, e c'è una nave da guerra svedese che fu inaugurata il Vasa nel 1628, poi questa nave appena varata è sprofondata proprio davanti al porto. È stata recuperata 20-30 anni fa, è stata messa in un grande capannone bello a grandezza naturale. Vai lì e vedi una nave da guerra svedese a grandezza naturale, che è una cosa bellissima, insomma, ancora tutte le rifiniture. Io la macchina di Santa Rosa la vedo così, anche dal punto di vista didattico, no? Entrare dentro la macchina, vedere tutti gli accorgimenti, perché noi, diciamo, la vediamo una volta all'anno in un contesto particolare, invece bisognerebbe acquistarla anche dal punto di vista delle tecnologie, della costruzione. E questo allora per la città di Viterbo, e magari ecco lungo la via Francigena, fare questo grande avvenimento della macchina di Santa Rosa, che può diventare un'attrazione, un evento internazionale, e stimola la cultura, stimola il turismo, insomma, può creare occupazione, può creare reddito, può far lavorare le cooperative, le associazioni. Quindi le quattro priorità sono queste. Io, al di là di quello che ho fatto, di quello che si farà in tutti i settori che riguardano l'economia del Viterbese, l'economia del Lazio, però vedo in questi ultimi giorni, facendo anche una riflessione su, ecco, su questo mese di campagna elettorale, in questi ultimi giorni vedo queste quattro cose: precariato e sanità, piano energetico regionale, agricoltura e antepagatore, cultura e turismo, museo della macchina di Santa Rosa. Quindi queste sono un po' le idee, ecco, che ho sviluppato, su cui mi impegno a lavorare nei prossimi giorni. Abbiamo sentito la parola magica, aeroporto. Beh, diciamo, non ho detto per non essere ripetitivo, perché allora la leva dell'economia si riavvia anche attraverso l'infrastruttura, ovvero le vocazioni vanno potenziate ulteriormente rafforzate, ma le infrastrutture possono essere il motore del riavvio dell'economia viterbese, quindi trasversale, completare l'opera, tenendo conto anche che ci sono 100 milioni nella regione
nel tratto successivo alla Marina Bis, dove arriva il cantiere che è in corso. Autostrada Civitavecchia Livorno, entro l'estate partirà il cantiere a Tarquinia, a Rosignano, provincia di Livorno, è partito il 15 dicembre, e lì sono nel tratto nostro, sono 800 milioni di euro. Poi l'aeroporto. L'aeroporto, abbiamo sentito le parole del ministro Matteoli, ha preso un impegno per quanto riguarda il finanziamento delle infrastrutture, soprattutto il collegamento ferroviario. Anche l'aeroporto, la parte infrastrutturale, sono circa 800 milioni di euro, quindi insomma, se sommiamo trasversale, autostrada e aeroporto, sono 2 miliardi di euro, possono veramente riavviare l'economia, perché poi senza contare l'occupazione che creeranno una volta realizzati. Solo l'aeroporto, ci dicono gli esperti di ADR, creano 100 posti di lavoro ogni milione di passeggeri. Gli derbosi tanti per avere 5 milioni di passeggeri, quelli che oggi a Ciampino. Quindi, da questo punto di vista, io ho un consiglio regionale, ho partecipato ai consigli in cui abbiamo deciso l'aeroporto con i cittadini di Latina e Frosinone, che volevano sfondare la strada del consiglio, che non andava bene, che dicevamo l'aeroporto di terra. Quindi insomma, se permettete, sono stato un antisignano, un fautore. E poi, guardate, possiamo fare tutta la propaganda elettorale che vogliamo, però le tre opere che ho citato sono tre opere che prima non esistevano, non se ne era sempre parlato e non si era mosso niente. La trasversale è da prendere dal 1980, da 29 anni. L'autostrada se ne parla dal dopoguerra, dell'aeroporto se ne parla dal dopoguerra. Io come assessore agli aeroporti regionali ho già aperto una conferenza dei servizi a Ciampino, su sollecitazione anche del sindaco di Ciampino, per i dimensionali voli che dovranno passare alla fine della conferenza dei servizi, quindi la conferenza dei servizi a un tempo di 3 mesi, dovranno passare da 200 voli giornalieri a 60 voli giornalieri. Rimarranno solamente i voli di Stato e i voli militari. Tutto il traffico commerciale, il traffico low cost, dovrà venire a Viterbo. Però normalmente la porta di Viterbo, se non ci sono le infrastrutture, è meglio che lasciamo perdere. Se non c'è la ferrovia, non è che possiamo portare 20.000 passeggeri al giorno a Roma col pullman. Non esiste. Ci deve essere una linea ferroviaria diretta, con un treno che parte ogni 10-15 minuti, una metropolitana di superficie, come c'è nelle grandi città europee che hanno una grande città e con l'aeroporto un raggio di 80-100 km. Cioè, non è che ci inventiamo niente, però deve essere un collegamento veloce, no? Un collegamento che c'è attualmente. Su questo abbiamo fatto già dei passi, però davvero, se il governo si desse una mossa non sarebbe male, perché a questo punto servono le risorse, non serve altro. Noi non abbiamo i fondi come regione per fare le infrastrutture, non è nelle nostre possibilità. Trovi che ogni volta che si riunisce il CIPE i fondi vanno a nord, c'è l'asse dei Bossi Tremonti che prende tutte le risorse, a noi non ci rimane niente, e poi c'è questa cosa, il ponte sullo stretto, no? Non serve così come specchietto per gli allodoli, ma insomma, invece di perdere tempo con il ponte sullo stretto, ma facciamo una serie di opere medie come queste, che possono servire a ristrutturare tutta la mobilità in Italia dal punto di vista ferroviario, viario e del trasporto aereo. Invece del ponte sullo stretto si vogliono fare 20-30 cose, tipo l'aeroporto di Viterbo o la trasversale, e che servono poi a riducire anche il nostro paese. Invece se si punta su una cosa si lascia tutto il resto. Quindi insomma, questo lo davo per scontata che non è una priorità. Altre domande? Proprio all'interno del Partito Democratico, che campagna elettorale è stata questa? Come l'hai vista? Una campagna elettorale che ha messo in campo il meglio che ci abbiamo, che sicuramente gioverà al voto del partito. Mi sembra che è stata corretta, rispettosa. Ogni candidato ha lavorato per valorizzare le proprie idee, le proprie proposte, per mobilitare
il proprio insediamento,